scossa di terremoto di magnitudo 3.0 nel primo pomeriggio, l'epicentro a largo della costa del Senigallia. Coltivava marijuana in casa, arrestato a Vallefoglia un uomo 46enne disoccupato. La Guardia di Finanza di Ancona ha sequestrato 4.000 esemplari di ricci di mare irregolarmente pescati, multa di 2.000 euro per il responsabile. Ritardi nei pagamenti degli stipendi e servizi igienici assenti, situazione complicata per i dipendenti della ditta Scoppio, il servizio Scuolabus per settembre è a rischio. Al Pincio di Fano torna a Fortunarte, 100 artisti, pittori, scultori e caricaturisti esporranno le loro opere in un museo a cielo aperto. Al via da domani fino al 26 agosto la fiera di San Bartolomeo a Fano, 200 espositori dislocati dalla Sassonia fino al Lido. Si chiama Come un pianoforte del nuovo singolo del fanese Manuel Avellino, in arte Liricavelli. Una buona serata e benvenuti ad Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Una scossa di terremoto è stata registrata nel primo pomeriggio di oggi alle 13.45 con magnitudo 3.0 a largo della costa anconetana, più precisamente verso Senigallia. Come registrato dal sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa è avvenuta ad una profondità di circa 11 km. Il terremoto è stato avvertito dagli abitanti di Senigallia e dei comuni limitrofi. Non si registrano danni a persone e cose. I carabinieri della stazione di Montecchio di Vallefoglia hanno arrestato un uomo di 46 anni, italiano, disoccupato, pluripregiudicato perché ritenuto responsabile del reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari, insieme ai colleghi del nucleo cinofili carabinieri di Pesaro, hanno perquisito l'abitazione rinvenendo 9 piante in fase avanzata di coltivazione, 3,7 kg della stessa sostanza essiccata e 8 kg di semi per coltivare marijuana, oltre a una cospicua somma di denaro in contanti e strumenti da pesa e confezionamento. Nelle fasi dell'arresto l'uomo ha parzialmente giustificato il possesso dello stupefacente riferendo che 800 grammi e 4 kg di semi erano riconducibili a una pregressa attività di coltivazione illecita condotta da un'impresa agricola di famiglia. La misura precautelare è stata convalidata dal giudice che ha disposto gli arresti domiciliari. Stipendi in ritardo e assenza di servizi igienici nel deposito. È sempre più complicata la situazione per i dipendenti della ditta Scoppio, che gestisce in appalto il servizio di Scuolabus nei comuni di Pesaro e Fano. Vediamo. Non c'è pace per i dipendenti della ditta Scoppio, che ormai da diversi mesi devono fare i conti con alcuni problemi, dai gravi ritardi nel pagamento degli stipendi alla mancanza di servizi igienici nel deposito dei mezzi. La ditta, con sede centrale a Gioia del Colle nel Barese, gestisce in appalto il servizio di Scuolabus nei comuni di Pesaro e Fano rispettivamente dal 2021 e 2022. Attualmente i lavoratori della ditta Scoppio con appalto di Pesaro e di Fano hanno percepito poche ore fa, ci è arrivata comunicazione da parte dell'azienda, di un avvenuto bonifico relativo alla mensilità di giugno, ma ancora manca il TFR del trattamento e fine rapporto di queste lavoratrici e questi lavoratori. È una problematica seria, importante, molto importante. Purtroppo sì, perché come sapete sono lavoratori part-time, papà e mamme di famiglia che hanno anche loro le loro necessità, hanno mutui, hanno scadenze, hanno tante cose come tutti noi e non riescono a farne fronte perché oltre che da giugno non prendono stipendio, sono in disoccupazione e quindi fino a che non riprendono il lavoro o arriva la disoccupazione, che probabilmente arriverà a settembre, non hanno liquidità per far fronte alle esigenze familiari. Il servizio Scuolabus per settembre è a rischio? È a rischio perché? Perché i lavoratori si stanno guardando intorno, perché se un lavoro diciamo, lo svolgi ma non è retribuito nei tempi certi, uno se trova un'occasione migliore, un posto di lavoro occasione, lo apprende al volo, non aspetta, e quindi il rischio c'è che a settembre, all'attivazione dei servizi, qualcuno faccia altre scelte. In questi casi è necessario l'intervento del Comune?
Noi chiediamo fortemente l'intervento di tutti i comuni, Pesaro, Fano, per stabilire una giornata precisa per il pagamento, e quella deve essere, perché se il lavoratore ha la certezza del pagamento non chiede altro, avere la certezza che quando arriva quel giorno stabilito del mese ha lo stipendio, nient'altro. Oltre ai ritardi nei pagamenti degli stipendi, da sempre gli impiegati della ditta Scoppio non possono usufruire dei servizi igienici perché non presenti nelle vicinanze del deposito. È stato segnalato dai lavoratrici e dai lavoratori la difficoltà di non avere servizi igienici e acqua potabile nei depositi né di Pesaro né di Fano, e questo crea gravi difficoltà specialmente a chi deve prendere il servizio la mattina d'inverno col freddo, ha necessità di andare in bagno, deve necessariamente andare dietro un mezzo o in via di fortuna, quindi questo è intollerabile, quindi anche qui i comuni di Pesaro e Fano devono andare a verificare se i depositi sono conformi per quanto richiesto. È un problema già segnalato. L'abbiamo già segnalato a marzo questo problema e ad oggi ancora persiste questa difficoltà, quindi fino a giugno c'era questa difficoltà dei bagni e dell'acqua potabile. Dopo il sequestro di 6.000 esemplari di ricci di mare dello scorso mese di luglio, nella mattinata di ieri il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona ha eseguito un nuovo sequestro di 4.000 esemplari irregolarmente pescati nelle acque antistanti la riviera del Conero. Questa volta i finanzieri specializzati, già impegnati in un servizio volto al contrasto dei traffici illeciti via mare e del bracconaggio ittico, hanno sorpreso un pescatore di frodo proveniente da fuori regione in possesso di 4.000 esemplari di ricci di mare. Per il responsabile, peraltro resosi già in passato protagonista di violazioni del genere, è scattata la sanzione pecuniaria di 2.000 euro. Oltre al sequestro dei 4.000 esemplari di ricci di mare, aventi un valore commerciale di circa 8.000 euro, che sono stati poi immediatamente rigettati in mare. Chiudiamo la pagina dedicata alla cronaca con una bella notizia. Alessandro e Fiorenza, una coppia che risiede in via Gualteruzzi a Rosciano di Fano, si è resa protagonista di un grande gesto di altruismo prendendo in custodia e consegnando una borsa lasciata accidentalmente all'esterno dell'auto. La proprietaria della borsa, la signora Maria Magrini, ringrazia di cuore Alessandro e Fiorenza, ma anche il commissariato di Fano, che ha contribuito alla consegna della borsa. Passiamo alle segnalazioni dei telespettatori e andiamo in via Kennedy a Fano, dove questo reporter ci segnala la presenza di folti canneti sul tratto della ciclabile diventata impercorribile per alcuni tratti. Proseguiamo, ma questa volta spostandoci alla Rocca Malatestiana, dove un telespettatore denuncia questa struttura a terra abbandonata dallo scorso 2022 dopo un evento che si è tenuto in quell'area. Nonostante le segnalazioni, scrive nel messaggio, mi stupisco che né gli organizzatori né Asset né il comune, a distanza di oltre un anno, non abbiano rimosso questa bruttura, tra l'altro pure usata come letto da persone che frequentano la zona. Inoltre segnalo anche la precaria situazione delle panchine, anche queste segnalate più volte. Concludiamo con queste foto scattate a Gimara di Fano, in particolare nella zona del Carmine, dove i residenti lamentano le condizioni di degrado da ben 2 anni, tra cui l'erba alta che ha invaso anche parte del marciapiede, e poi diverse le vie trascurate come via di Rindella, via Siroli e via Giacomo Bargnaresi, inaugurata pochi anni fa. Passiamo agli eventi. Da domani, giovedì 24 a sabato 26 agosto, a partire dalle 10 del mattino fino a mezzanotte, torna a Fano la storica Fiera di San Bartolomeo. Novità di quest'anno la location, dove gli oltre 200 espositori partiranno dall'Anfiteatro Rastatt di Sassonia fino ad arrivare al Largo Seneca del Lido per circa 2 km di bancarelle che costeggeranno il mare. Un occhio di riguardo anche per i più piccoli con la Fiera Franca dei
bambini e dei ragazzi nello spazio della tensostruttura di Sassonia dalle ore 14.30 alle ore 20. I giovanissimi espositori potranno scambiare o vendere la loro merceologia accompagnati da un adulto. Sabato 26 agosto, invece, grande conclusione alle ore 23 con lo spettacolo pirotecnico sempre in Sassonia. Nella cornice del Pincio di Fano torna l'evento Fortunarte. 100 artisti tra pittori, scultori e caricaturisti esporranno le loro opere questo fine settimana. Il servizio è di Filippo Pucci. Fortunarte, l'evento dedicato all'arte, torna per la terza edizione. Sabato 26 e domenica 27 agosto il Pincio di Fano si trasformerà in un vero e proprio museo a cielo aperto grazie a 100 pittori, scultori e caricaturisti che esporranno dalle ore 12 alle ore 20 le loro opere su tutta l'area dei Giardini Roma. Un'esposizione collettiva di talenti nascenti e affermati artisti, arricchita anche da incontri, premiazioni e momenti musicali. Il 26 agosto alle ore 12 al Pincio di Fano ci sarà l'inaugurazione della nostra mostra, dove ci sarà il saluto appunto delle autorità del nostro comune. E ci sarà anche un omaggio all'artista Rino Fucci. Durante la giornata ci saranno insomma numerose interviste e quindi si aprirà questa collettiva che è arrivata alla nostra terza edizione. Il giorno dopo, appunto il 27, alle ore 10, in collaborazione con il Rotary Club, abbiamo organizzato un'estemporanea, e appunto dove gli artisti potranno mettersi in gioco dipingendo en plein air. Sempre il domenica 27 alle 17.30 ci sarà un importante intrattenimento musicale della Scuola della Musica Rossini. Un particolare ringraziamento volevo farlo all'associazione Una Arte, che ha, attraverso i loro esponenti porteranno delle opere e verranno messe in esposizione. E inoltre volevo ringraziare il Comune di Fano, che anche quest'anno ha abbracciato la nostra iniziativa, il Rotary Club, che è stato sempre un partner importante e vicino alla nostra associazione, e la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, nelle persone del Vertice, che ha sempre sostenuto questa nostra iniziativa. In contemporanea alla collettiva si terrà un concorso di pittura estemporanea. La rassegna avrà un montepremi offerto dal Rotary Club di Fano, che in seguito utilizzerà le opere per realizzare un'asta benefica in favore a chi è in difficoltà. I partecipanti al concorso verranno poi valutati da una giuria tecnica di professionisti. Tra le povertà, quella fondamentale che tutti in qualche modo perdono di vista è la povertà culturale. La povertà culturale in un mondo come questo, animato da tantissime comunicazioni in tempo reale, si sta diffondendo e sta diventando una piaga veramente importante, soprattutto nelle giovani generazioni. Quindi, seguendo la nostra mission, che è quella di garantire la speranza nel mondo, siamo perfettamente convinti che il progetto di Fortunarte sia un progetto che va verso la riduzione della povertà culturale, perché investe in arte. Arte non è solo rappresentazione, ma anche futuro. Futuro, lavoro e tutto quello che consente ai giovani di poter comunque presentarsi sull'attività pubblica. A questo punto ricordo soltanto che alla fine, come conseguenza dell'estemporanea che noi stiamo finanziando con un aumento di quelle che sono le dotazioni finanziarie, alla fine dell'estemporanea tutti i quadri dell'estemporanea verranno messi all'asta all'interno di una nostra manifestazione che si chiama Solidarte. Anche questa ha raggiunto la sua terza edizione. Questa manifestazione, che verrà pubblicizzata a tempo, provvederà a vendere questi quadri e il ricavato andrà alla Caritas diocesana, come tutti gli anni è successo. La comunità di Cagli accoglie il nuovo vescovo, Monsignor Andrea Andreozzi. Domenica 27 agosto, a partire dalle ore 17, Andreozzi farà tappa in piazza Matteotti per poi incontrare nella sala degli stemmi l'amministrazione comunale. Alle ore 18, all'interno della Basilica Concattedrale, la solenne messa pontificale per concludersi poi con un momento conviviale all'oratorio Il Campetto. L'incontro internazionale polifonico Città di Fano compie 50 anni, un anniversario che viene celebrato quest'anno dal coro malatestiano con particolare solennità, coinvolgendo anche Pesaro e le sue manifestazioni come capitale nazionale della cultura. Sentiamo il servizio di Massimo Foghetti.
Con il concerto del coro francese In Chorus, che si svolge eccezionalmente nel cortile d'onore del Palazzo Ducale di Pesaro, sabato prossimo si entra nel vivo delle celebrazioni della 50ª edizione dell'incontro internazionale polifonico Città di Fano. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, è stato presentato il programma del rush finale, un rush che si protrarrà fino a domenica 10 settembre con la partecipazione di una 50ina di cori. L'evento è stato presentato dal sindaco di Fano Massimo Seri insieme al vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini, dall'assessore alla cultura Cora Fattori, dal presidente del coro malatestiano Giuseppe Franchini, dal direttore artistico Lorenzo Donati e da Valentina Tommassoni. A Fano i concerti, tutti a ingresso libero, si terranno nella Pinacoteca di San Domenico in Duomo e nella storica sede della Basilica di San Paterniano. Alla fine della conferenza abbiamo intervistato il direttore artistico Lorenzo Donati. Abbiamo cercato di mettere i ricordi del passato come omaggio a chi questo festival l'ha creato, chi l'ha vissuto, e parliamo di momenti in cui si faranno delle riflessioni su quello che è successo in questi anni a livello culturale, a livello politico, a livello sociale. Un concerto fatto dal Malatestiano e dalla Rossini con musica di Zanchetti, altrettanto importante perché si è sempre parlato del valore anche di Silvio Zanchetti per questa città e per questo incontro. E poi però si è anche cercato di portare cori internazionali come un coro francese e uno croato, ma soprattutto anche una massa corale che venisse proprio a far festa a Fano. E, è un incontro che cerca di avere momenti formativi, momenti di divulgazione, momenti di musica anche ricercata, forse per addetti ai lavori, ma anche tantissimi momenti musicali aperti a tutti e sparsi per la città. Non solo un evento spettacolare, un evento di carattere corale, ma anche un evento di carattere didattico, perché poi sarà presente a Fano anche l'Accademia e lo farà per la 12ª volta. Sì, l'Accademia per Direttori di Coro Internazionale è un'accademia che esiste dal 2002, quest'anno è biennale, è la 12ª edizione, c'è stato un piccolo blocco per il periodo Covid, però è la 12ª edizione, viene un docente americano e avrà 15 studenti che arrivano da tutta Europa e anche qualcuno che arriva dall'est del mondo, quindi dal Taiwan e un altro dal Giappone. È un'accademia che ormai fa parlare di Fano a livello internazionale, perché non si dice più l'Accademia Corale per direttori di coro, il nome è troppo lungo, tutti dicono l'Accademia di Fano, e quindi nel mondo della musica corale questa è l'accademia che è collegata al nome di questa città. In più c'è un altro momento formativo che è per coristi, in questo caso è la quarta edizione di un'accademia per coristi che porta 100-120 persone a studiare a Fano. In questo caso l'Accademia per direttori è dal 27 di agosto al 2 settembre, invece quest'altra accademia per coristi è dall'8 al 10 di settembre. La comunità di Cagli accoglie il nuovo vescovo, Monsignor Andrea Andreozzi. Domenica 27 agosto, a partire dalle ore 17, Andreozzi farà tappa in piazza Matteotti per poi incontrare nella sala degli stemmi l'amministrazione comunale. Alle ore 18, all'interno della Basilica Concattedrale, la solenne messa pontificale, per concludersi poi con un momento conviviale all'oratorio Il Campetto. L'incontro internazionale polifonico Città di Fano compie 50 anni, un anniversario che viene celebrato quest'anno dal coro malatestiano con particolare solennità, coinvolgendo anche Pesaro e le sue manifestazioni come capitale nazionale della cultura. Sentiamo Massimo Foghetti. Con il concerto del coro francese In Chorus, che si svolge eccezionalmente nel cortile d'onore del Palazzo Ducale di Pesaro, sabato prossimo si entra nel vivo delle celebrazioni della 50ª edizione dell'incontro internazionale polifonico Città di Fano. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, è stato presentato il programma del rush finale, un rush che si protrarrà fino a domenica 10 settembre con la partecipazione di una 50ina di cori. L'evento è stato presentato dal sindaco di Fano Massimo Seri insieme al vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini, dall'assessore alla cultura Cora Fattori, dal presidente del coro malatestiano Giuseppe Franchini, dal direttore artistico Lorenzo Donati e da Valentina Tommassoni.
A Fano i concerti, tutti a ingresso libero, si terranno nella Pinacoteca di San Domenico in Duomo e nella storica sede della Basilica di San Paterniano. Alla fine della conferenza abbiamo intervistato il direttore artistico Lorenzo Donati. Abbiamo cercato di mettere i ricordi del passato come omaggio a chi questo festival l'ha creato, chi l'ha vissuto, e parliamo di momenti in cui si faranno delle riflessioni su quello che è successo in questi anni a livello culturale, a livello politico, a livello sociale. Un concerto fatto dal Malatestiano e dalla Rossini con musica di Zanchetti, altrettanto importante, perché si è sempre parlato del valore anche di Silvio Zanchetti per questa città e per questo incontro. E poi però si è anche cercato di portare cori internazionali come un coro francese e uno croato, ma soprattutto anche una massa corale che venisse proprio a far festa a Fano. È un incontro che cerca di avere momenti formativi, momenti di divulgazione, momenti di musica anche ricercata, forse per addetti ai lavori, ma anche tantissimi momenti musicali aperti a tutti e sparsi per la città. Non solo un evento spettacolare, un evento di carattere corale, ma anche un evento di carattere didattico, perché poi sarà presente a Fano anche l'Accademia e lo farà per la 12ª volta. Sì, l'Accademia per Direttore di Coro Internazionale è un'accademia che esiste dal 2002, quest'anno è biennale, è la 12ª edizione, c'è stato un piccolo blocco per il periodo Covid, però è la 12ª edizione, viene un docente americano e avrà 15 studenti che arrivano da tutta Europa e anche qualcuno che arriva dall'est del mondo, quindi dal Taiwan e un altro dal Giappone. È un'accademia che ormai fa parlare di Fano a livello internazionale, perché non si dice più l'Accademia Corale per direttori di coro, è un nome troppo lungo, tutti dicono l'Accademia di Fano, e quindi nel mondo della musica corale questa è l'accademia che è collegata al nome di questa città. In più c'è un altro momento formativo che è per coristi, in questo caso è la quarta edizione di un'accademia per coristi che porta 100-120 persone a studiare a Fano. In questo caso l'Accademia per direttori è dal 27 di agosto al 2 settembre, invece quest'altra accademia per coristi è dall'8 al 10 di settembre. All'Arena BCC di Fano prosegue la rassegna teatrale dialettale. Venerdì sera sarà la volta della compagnia dell'Accademia Teatrale di Pesaro. Il 25 agosto ci sarà una rassegna dialettale dal titolo Cum girà a finì, cioè come andrà a finire. È uno spettacolo logicamente molto comico, dove diciamo, a causa di malintesi la situazione comincia in un modo e poi non si sa come andrà a finire. Quindi vi diamo la garanzia di un divertimento assoluto e viva il dialetto, che altro devo dire? Assolutamente sì, ma lei prenderà parte a un ruolo particolare? Allora, io tra virgolette sono la regista di questa piccola cosa, come anche di altre. Noi facciamo tanto teatro, non soltanto dialettale, ma anche teatro in lingua. Però ecco, una cosa alla quale tengo è dire che qui a Fano veniamo sempre con un grande entusiasmo, perché c'è un'organizzazione bellissima, le persone sono molto simpatiche e molto calorose, quindi evviva Estate Arena Fano. Il teatro per tutti, anche per i giovani, dicevamo. Sì, noi facciamo attività di laboratorio teatrale per i ragazzi e anche per gli adulti, perché siamo un po' fanatici e riteniamo che il teatro sia un'opera educativa non da poco. Domenica 27 agosto, in occasione della ricorrenza della liberazione della città di Fano, la banda musicale cittadina sarà presente alla cerimonia per la deposizione di corone d'alloro ai monumenti cittadini a partire dalle ore 18. Alle ore 21:15 poi seguirà il tradizionale concerto alla Rocca Malatestiana diretto dal maestro Daniele Rossi. L'ingresso è gratuito. Come un pianoforte è il nuovo singolo del fanese Manuel Avellino, in arte Lirica Velli. Sentiamo di più nel servizio curato da Stefania Bonomi. Perdonami, Romi, dai riflettici, ti prego pensaci, siamo stelle appartenenti ad universi diversi.
classe 1999, nato e vissuto a Fano, Manuel Avellino in arte lirica Velli si ripresenta nel panorama della musica italiana con il nuovissimo brano Come un pianoforte, abbandonando in parte il rap che aveva caratterizzato la sua precedente produzione musicale. Stringimi, amore suona il mio cuore, come un pianoforte. La sua storia è quella di un giovane ragazzino che si innamora delle canzoni di Tupac Shakur, scoprendo poi molti artisti pop americani che lo hanno portato ad appassionarsi e dedicarsi alla produzione musicale. Inizia a 17 anni il suo percorso artistico, che lo porterà alla pubblicazione di 3 album e numerosi singoli, i cui testi, che inizialmente affrontavano tematiche sociali, cambiano stile per sposare oggi il mondo del pop e delle relazioni sentimentali. Cosa ti ha portato a staccarti in parte dal rap e orientarti verso ritmi pop? È stata un'esigenza a livello personale, a livello artistico, anche perché nel momento in cui sentivo di fare questo cambiamento mi sentivo interiormente più dolce, forse, una cosa del genere. E quindi di conseguenza volevo esternare queste emozioni, diciamo, nelle canzoni e fare medesimare anche le persone che ascoltavano. È più facile scrivere su ritmi pop o è più difficile rispetto al rap? È molto soggettivo, perché a parere mio il rap praticamente si basa sotto la forma di esprimere un concetto bello solido in rima, mentre anche il pop, ma allo stesso tempo il pop si concentra un po' più sulla fonetica e quindi sul fatto di magari cantare meglio un brano anziché a livello melodico, anche anziché rapparlo. Chiamami, amore fallo è maggiore, come un piano. Come un pianoforte è un brano dai ritmi incalzanti, infuocati come lo stesso video, dove il sound R&B si miscela sapientemente con uno stile pop che ritrova comunque i ritmi rap tanto amati da Lirica Velli. Senza più staccarci. Paragoni la donna a un pianoforte. Raccontaci questa similitudine. Si fa questo paragone tra il pianoforte, che è lo strumento musicale, le corde del pianoforte con le corde del cuore, quindi dell'amore, quindi del sentimento. Fammi vibrare, le corde. Dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire la programmazione di Fano TV. Vi ricordo che potete inoltrare le vostre segnalazioni al numero 338 49 68 250 oppure tramite il gruppo ufficiale Facebook Reporter di Strada by Fano TV. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata.